Sono molto contenta di aver potuto realizzare insieme a tutto questo consiglio, che è veramente fervido di idee, questa iniziativa così nuova che comporta il fatto di avere proposto all'attenzione di un pubblico giovane al mattino e più adulto alla sera un film che si occupa di una nuova tematica, come quella del fatto di mediare tutti i rapporti sempre di più attraverso uno smartphone. Questa iniziativa ci è sembrata appunto importante per poter porre l'attenzione, richiamare un po' l'attenzione da parte di tutti su questi aspetti della vita quotidiana che ci coinvolgono. Il fatto di poter avere il regista qui con noi, che si sia così generosamente prestato a venire a presenziare i due eventi, ha comportato quindi un valore aggiunto, perché non era solo la proiezione del film con commento, eccetera, ma era proprio un presentare il film anche dal vertice di chi l'ha fatto, di chi l'ha fatto e dal suo processo di pensiero, dalla sua ideazione e dai suoi pensieri. Abbiamo visto che c'è stata molta rispondenza, siamo molto contenti, sia il mattino di cui parlerà adesso la mia vicepresidente, che è stata veramente preziosissima e molto attiva in questa giornata. Abbiamo colto veramente l'opportunità di avere la possibilità di avere presente il regista, ed è stato veramente un fatto casuale, per cui ci è stato, diciamo, segnalato la disponibilità di Marazziti nel presentare questa tematica collegata, diciamo, al tema della nomofobia, ossia la paura di rimanere sconnessi, sulla quale, diciamo, il regista ha proprio creato la sua storia. La sua storia che a noi è sembrata veramente molto, come dire, molto opportuna per i temi, diciamo, psicologici che questo film trattava. Quindi abbiamo organizzato veramente in brevissimo tempo una rappresentazione al mattino rivolta ai giovani delle scuole medie superiori, con l'ausilio e l'aiuto anche dell'Università di Genova, del DISFOR e della Polizia Postale, perché il nostro ordine ha patrocinato già da tempo un progetto consapevolmente digitale presso il distretto 10, proprio sulla consapevolezza dell'uso appunto della rete, degli smartphone, ma anche della, diciamo, consapevolezza in termini di potenzialità e in termini anche però di rischi. E allora qui la Polizia Postale, diciamo, è stata veramente preziosa, e questa mattina c'è stato veramente un interessantissimo dibattito dove i ragazzi sono stati coinvolti fortemente. Questa sera vedremo, speriamo che verrà, che anche questa proiezione stimolerà il nostro pubblico, per cui ci sarà una discussione dopo il film animata anche da diciamo, rappresentanti dell'ordine, colleghi, psicologi, psicoterapeuti, e dunque non possiamo che essere contenti, e ribadisco che è un'iniziativa nuova, ma speriamo di poterne fare altre.